Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Allora, ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare il weekend in Malesia, a Kuala Lumpur. Allora, detto questo, potrei benissimo girare il quadrato, però devo prima ascoltare gli obiettivi per quanto riguarda le qualifiche. Sì, le qualifiche perché? Perché sono già nella sessione qualifiche, per chi non avesse visto il video precedente. 17esimo Bottas e Verlaine sconfitto. Strano, strano. Ormai leggo praticamente solamente il primo obiettivo, perché quell'altro tanto sono sempre uguali. La cosa buona è che, sempre per chi non avesse visto il video precedente, adesso, per quanto riguarda la rivalità, Eccoci siamo qui, davanti a le qualifiche Bottas. sul circuito di Sepang. Fra poco scopriremo chi riuscirà a trovare il ritmo giusto e chi no. Allora, innanzitutto direi l'assetto. L'assetto, io credo che qua la macchina abbia delle possibilità di essere, diciamo, tirata, diciamo di raggiungere la velocità estrema, e quindi direi di mettere il 4, che in teoria lo permette più facilmente. Allora, per quanto riguarda le gomme, va bene queste qua. In possessione, come sempre, mandiamo avanti i tempi per vedere un po' più o meno qual è il nostro obiettivo, anzi il nostro tempo da fare. Allora, devo arrivare al 17esimo, almeno 17esimo, ok. Quindi quando hanno voglia, quando sono uscite tutte, mettiamo 8, vai così. 1,42, la meglio sarebbe sta sotto 1,42. Ok, guardiamo un po' cosa riusciamo a fare. Andiamo in pista. Iniziamo il giro. Guardiamo un po'. No, peccato di. Va bene, provo a fare un altro. Posso forse migliorare. Devo cercare di andare meno fuori perché ci sono andato parecchie volte. Stavolta sono fiducioso. Ci si qualifica in maniera dignitosissima. Infatti, siamo terzi. Eh sì, ho fatto un discretissimo giro. Torniamo al garage. In regola, più o meno dovremmo finire così. Se non terzi, quarti o quinti. Perché comunque, in regola, il tempo sta per finire. Sì, infatti. Terzi, no, Sono terminate, quarti, vabbè, siamo così a pronti per caso. un'altra e in Ma teoria di ormai è la rosso, anche domenica. troppo. E è buono perché abbiamo così completato tutti e tre gli obiettivi. Perché Bottas è dietro. Allora, eccoci qua nella sessione gara. Ascoltiamo la segreteria. Ciao, sono Emma. Volevo solo dirti cosa si aspetta il team da te. Allora, tredicesimo, Bottas e Verlaine. Ok, vediamo un po'. Vi dirò, per quanto incredibilmente io sono sia arrivato quarto comunque le qualifiche con la Manor, devo dire che il circuito, questo qua di Kuala Lumpur, non è uno dei miei preferiti. Perché? Perché se prendi un po' male la curva, anzi alcune Giovane curve, spagnolo di nome Fernando Alonso, di soprattutto 10 anni in corsa, campione l'ultima mondiale prima di dei due pista, rettilinei grande finali, esperienza, il primo bagliore di grandezza è negli ultimi facile anni. andare Una fuori, bella almeno vittoria, per ma lo anche stile di perché guida il che ho Gran Premio io. di Malesia è un evento che permette di mettersi in mostra tanto ai piloti più esperti quanto ai nuovi talenti. Prima di partire diamo una Comunque, prova. adesso iniziamo la gara. Guardiamo un po' la strategia. Ma io metterei invece il quarto giro. Vai così. No, non sapevo se cambiare o meno. Vabbè, cambiamo. Via. Buttiamo giù la frizione e partiamo bene, eh. Buonissima partenza. Sì. Anzi, più che buonissima, buona. Ok, vai, mi sono cato addosso perché ho detto che avete detto meno addosso. Meno male no. Ok, siamo primi. Però, chiaramente, come vedete e come sapete, la gara è veramente molto lunga. Vai, mi ha superato Ricciardo. Ricciardo, ma cazzo, non era stra dietro, oddio. No, Richard, cosa fai? Richard, cosa fai? Bene, vai, vabbè, siamo sempre lì comunque. Guardiamo se riesco a prendere la scia, magari visto il rettilineo. Magari provo a superare qualcuno. Almeno Rosberg, sì, mi sto avvicinando. Vai. Ok, siondo, sono siondo, almeno bello.
Vai. Sorpasso brutto ma efficace. Uno dei tanti che ho fatto e che farò. Dove vo? Dove vo? Dove vo? Vieni, rosa ruota. Vabbè, alla fine me la è andata bene. Mi avevo detto, l'ultima curva, prima di questi due rettilini, mi riesce poco. Raramente la prendo bene. Allora, iniziamo il quarto giro. Fra l'altro, si è fatto il giro veloce. Da vedere, da notare. E eccoci, bella curva. E sto guardando e volevo dirvi discorso gomme. Io direi che a parte quella, diciamo, quella anteriore sinistra, io direi che forse l'ho abbastanza azzeccata la cosa di mettere un giro in più per quanto riguarda il rientro box. Perché come vedete, ok, che si durano parecchi, perché alla fine siamo solamente al quarto giro, però non è che siamo sull'80%, sul 75%, che magari è rischioso, perlomeno c'è un bel cambiamento. Quindi direi che posso ritenermi soddisfatto. Aspetta però, dire che magari mi si fora ora, sai, è successo svelate volte, è in passato. Vabbè, via, continuiamo la gara e rimaniamo, cerchiamo di rimanere primi. Tra me box, giro veloce me l'ha mangiato Rosberg, maledetta, mi faceva piacere. E vabbè. Allora, regola non mi montano le dure, se non sbaglio. Era le dure, vero? Regola sì. Non sono sicuramente le classiche rosse, ma bensì sono, sembrerebbero essere marroni, tipo arancioni, cose del genere. Guardiamo un po' se Raikkonen è rientrato ai box e se riesco a tenerlo dietro. No, eccolo lì Raikkonen. È davanti, maledetta la miseria. Vabbè, ci provo. Vai! È andata. La sacanza è che si spostano loro tutte le volte. Meglio per me, eh. Sono io, cioè di solito magari uno un pochettino dovrebbe cercare di difendere comunque la posizione, invece loro si spostano. Bene così, allora, a regola comunque se, anche se sulla classifica odierna, diciamo, sì odierna, vabbè, momentanea, siamo ottavi e Raikkonen nono, non lasciami a dirlo, pure sbaglia quella curva, a regola comunque dovremmo essere primi e secondi, no? Quello davanti dovrebbero entrare box e non ci dovrebbero essere stati cambiamenti, a regola. Vedremo. Dove vo, lo vedete che sbaglia una curva, vai veramente fuori e perdi uno sbotto. Maledetta la miseria, cane. E ora Raikkonen è andato via. Oi oi. Crea un'altra curva che non mi riesce. Ma com'è mai? Maremma cane. La Rosberg lo posso riprendere di volata così con la scia in regola. Vai, e almeno se 11 dovremmo essere. Sì, io faccio già il conto con gli altri che vanno ai box, eh. Non riesco a capire se piano piano ci avviciniamo a Raikkonen e non meno. Perché sinceramente non guardo i tempi, guardo più, diciamo, la strada. Sembrerebbe di sì, perché ora è lì. E credo che sta cosa sia dovuta anche, anzi, soprattutto al fatto che ha una macchina più lenta davanti e magari lo rallenta un po'. Quindi speriamo possa restare più lento possibile. Allora, guardiamo se riusciamo a prendere la mega scia non tanto prima, ma dopo, e magari riusciamo a superare Raikkonen, perché tanto ci dovrebbe essere Perez, dovrebbe essere quello che dovrebbe rientrare box. Vediamo un po'. Allora, infatti lui rientra box, però ora siamo quasi appicciati a Raikkonen. Bene, grazie Perez o comunque chi è stato davanti che l'ha rallentato. Niente, comunque l'idea scia che ci fa superare Raikkonen è fallita. Hamilton è fuori dalla gara. Vai. Superato? No. Così, boh. E ora lui mi dà le botte, ci si fa del male. Guarda, avanti te, se nel caso provo. No! Dicevo, provo a superarti dopo, ma mi sa che qui... No, dai! Ma si scherza, ma come mai deve girare così di merda? Andava anche piano. Mamma remma cane, via, niente. Ma no, non gira più. Non gira più.
È successo qualcosa, boh, non gira più. Dai, dato in domo, via, allora speriamo di arrivare almeno a Siondi. Almeno a Siondi perché c'ho un'altra volta Rosberg appicciato, come usa di, al culo. E quindi non so come possa andare a finire la osa. Peccato però. Peccato davvero. Stasse vi dio, dato che mancano due giri e credo di avere benzina a sufficienza. Metto la grassa. Guarda, non ho detto ora, 5 giri, mancano 2, quindi. Boh, si prova il tutto per tutto, anche se la vedo molto molto dura le cose, eh. Iniziamo l'ultimo giro. Peccato, per quanto riguarda il primo posto, perché comunque soprattutto quando abbiamo messo la grassa ci siamo avvicinati. Però purtroppo appunto non fino al punto da poter provare a sorpassare Raikkonen. Siamo troppo distanti. Vabbè, alla fine comunque per ora, perché è ancora finita, siamo secondi. Beh, ha vinto Raikkonen. Però noi, come ho detto prima, siamo arrivati secondi. Come sempre, calcolando che team siamo, secondi non va bene, di più. Quindi sono parecchio soddisfatto. Un po' di rammarico perché le possibilità di arrivare in primi scenano. Però ho sbagliato troppo. Sicuramente se non sbagliavo qualcosa ero primo. Ma ci scommetto se vi pare. Insomma, siamo sempre settimi per quanto riguarda la classifica piloti. E ci avviciniamo proprio al nostro caro amico Bottas, che ha solamente 8 punti da noi. Quindi secondo me, dato che manca sempre qualche gara, se si continua ad andare così possiamo riprenderlo, almeno lui. Poi gli altri non lo so, non credo, però lo scopriremo solo giocando. Allora, intanto bene, rivalità vinta, puppa, vai, qui siamo sempre aspettativa straviola. Buono, andiamo al prossimo weekend. Un attimino, no, non si può fare niente per quanto riguarda i potenziamenti. Il prossimo a 4,50. Probabilmente alla fine del prossimo weekend ce la dovremo fare. Salvo qualcosa che possa danneggiarci. Comunque, come si vede da qua, il prossimo è in Giappone, a Suzuka. Bonus sponsor. Buono, è quell'osa che già venne scritta una volta, o forse due, non ricordo. Comunque, allora, grazie a questa SAE possiamo subito montare l'efficienza carburante, anziché aspettare eventualmente, sempre se ce la dovevamo fare. La fine del weekend, buono così. Ok, andiamo così, eh? No. Esci, vai indietro. No, perché sono indietro? Devo andare avanti. Ho sbagliato. Ero già andato, anzi, sono già andato alla sessione qualifiche per saltare tutto il pezzettino, eh. Rientro dalle prove, dalla sessione di prove, viene fuori Verstappen, non rivale. Bene, sempre più difficile, Verstappen. Ok. Come probabilmente sentirete dalla voce, questo gran premio qua che andremo a fare, quello di Suzuka, è stato registrato dopo, un altro giorno rispetto a quello prima. Comunque, niente, ho detto per correttezza, magari qualcuno sente qualcosa di strano. E niente, detto questo, eravamo arrivati qua nella sessione di qualifiche e ascoltiamo la segreteria telefonica. Ciao, sono Emma. Volevo solo dirti cosa si aspetta il team da te. Ok, dodicesimo. Poi, vabbè, ora sta Verstappen a posto di Bottas e ci sta, beh, sempre Verlaine. Ok, quindi detto questo, iniziamo la sessione di qualifiche. Vai. Ben ritrovati sullo spettacolare circuito di Suzuka, dove stiamo per dare il via alle qualifiche. Allora, assetto. Allora, assetto, io metterei il 4. Perché comunque Suzuka ci sono pezzi in cui secondo me la macchina va tirata, soprattutto uno. Per quanto riguarda, beh, le gomme vanno bene quelle prestabilite. E detto questo, mandiamo avanti il tempo e guardiamo un po'. Allora, anche se a noi in realtà ci interessa la dodicesima posizione, che comunque è altissima, soprattutto per la manual, ho preferito mandare avanti il tempo sino a quando tutti o più o meno hanno fatto il giro, sì, tutti. E niente, addirittura Verlaine in tredicesimo, quindi comunque noi dovremmo andare
sotto, se possibile, 1,41 per essere proprio sicuri. Ok, detto questo, iniziamo il nostro giro. Via, iniziamo. Oddio, che mi vado subito fuori. Beh, facciamo quest'ultima curva, mettiamo il DRS così, tanto per, e buono, 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 siamo settimi, perfetto, siamo decisamente, se non sbaglio, sotto l'1,41, come comunque avevamo, tra virgolette, prestabilito, tra virgolette, ripeto, bello sempre dirlo, e niente, mandiamo avanti il tempo, bene, per lei è diventato 14esimo, bene stronzo, scherzo. Allora, sì, ora vabbè, siamo ottavi. L'ottavi, comunque sì, 1,40, 351, anche troppo. Bene così, via. Quindi, 2 su 3, perché era con la Verstappen, non ci ho fatto caso, ma molto probabilmente è arrivato sopra di noi, come mai, di consuetudine. Comunque, 2 sui 3 obiettivi l'abbiamo superato. Buono. Eccoci qua nella sessione gara. Ascoltiamo, come sempre, la segreteria telefonica. Ho ricevuto gli obiettivi e guardiamo un po'. Allora, addirittura decimo, dovrei arrivare almeno decimo, e poi soliti, posizione più alta di Max Verstappen nella classifica, e Verlaine sconfitto. Vai. Siamo in diretta dalla prefettura di Mie per il Gran Premio del Giappone. La gara che si tenne qui nel 2015 fu una dei soli 5 Gran Premi della storia senza alcun ritiro, anche se, vista la griglia di partenza di oggi, dubito che la storia si possa ripetere. Allora, eccoci qua, strategia di gara. Va bene questa qua, direi di sì. Però voglio vedere una cosa, modifica strategia. Nel 2, anziché mettere queste, è possibile? No, non si può mettere niente, quindi lasciamo stare. Va bene, dai, iniziamo la gara. Via, iniziamo la gara. Abbassiamo la frizione e cerchiamo di partire in maniera dignitosa, eh? Vai. Insomma. No, vabbè, normale, una partenza normale. Occhio via, che prende le botte è abbastanza semplice. Buono, vai, siamo sesti. Proviamo l'attacco su, mamma mia, su Hamilton. Vai, è andata bene, finché si è andata una bella botta. Sbaglio o è acqua questa lì? Sì, sì, è acqua, no, inizia a piove. Dai, idea. Allora, ho cambiato strategia, perché secondo me qui va a piove, ma clamorosamente. Però, no, rientro dopo, me la voglio rischiare. Perché secondo me è bagnata, cioè può già essere bagnata, ma non è bagnatissima. Guardiamo un po'. Tanto Verlaine è rientrato e qui ci siamo dati una bella botta tutti e due, siamo tutti e due fuori. Occhio quando si rientra, bravo, via. C'è andata di uno, c'è andata. No, mi sa che tutti noi, me compreso, nel senso, tutti noi che non siamo rientrati ai box, si è fatta una bella cavolata perché si comincia veramente a tenere male 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 la macchina. Bisognava forse rientrare prima. E pensavo che, siccome iniziata a piovere da po', ho detto ok, la strada può essere abbastanza sempre asciutta, almeno per un giro, invece comincia a essere già troppo bagnata. Superami, vai Raikkonen, dai, che cazzo, non la tengo più, che palle, die. Mi lascia tenerla in pista, oddio, anche Hamilton ha visto un pezzettino fuori, siamo tutti in grande difficoltà, ragazzi, sì. Proviamo l'attacco su Hamilton, sperando di non far danni. Vai, 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 vai. È andata, ok, metto qui, Buono, andata, andata. Mamma mia, mamma mia, cosa stavo per fare? Boing, dove vai? Bella roba, vai, è stata la botta, non c'è dato nulla. Ciao, Raikkonen, ciao. Siamo primi, anche se abbiamo dentro box. Occhio, okay, dentro c'è Molino, vai. Ma montiamo le intermedie. Lo so, grazie. Ma Verstappen quanto è primo, secondo? Quello lì. Magnussen terzo. Ma cosa vuol dire? Dai, ma che cazzo? Ma è uscito a 2000, ma è uscito lì. Dai, che palle, che palle. Dai, Tom, non l'avevo superato. Bravo, datevi noia, magari prendete delle belle botte e andate fuori gara tutte e due, vai.
Ma comunque siamo avanti. E non è male, per niente. Vai che forse si supera Magnussen. Vediamo un po'. Si è recuperato parecchio, eh. Vediamo se sul rettilineo si riesce a fare qualcosa, vi. No, niente, si rimane dietro. Ora, 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 bella roba, vai, presso. Terzi. Ecco Magnussen, Hamilton, sì, tutte. Dio buono, Dio, perché ho sbagliato un pezzettino, devo andare fuori. Maledetta la miseria. Vabbè, Ricciardo si è ripreso. Io il Raikkonen, io il Raikkonen con Ricciardo. Niente, rimane Ricciardo davanti, almeno per ora. Botticina Hamilton, dai Hamilton, te ne vai, Dio. Poi a cane, ecco, ho fatto perdere uno sbotto di tempo. Comunque, sì, vabbè, tutto è mio. Ora se toccatemi, ammazziamoci insieme. Vai, 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 buono, vai. Io, sono toccati però la vittoria in Raikkonen, eh? Bene, continuate. Dai, dai, che palle! Va bene, oh, via. Dai, chi cazzo è stato? Chi cazzo è sta? Ma andate a fanculo, eh. Ma via, ma via, ma via. Dai, si scherza, eh. Meno male, va. Non so cosa è successo, ma è tornata dritta la sua macchina. Vabbè, alla fine sono settimo. Però che palle, dai, via. Un'altra gara buttata via per far più punti. Bene. Botta da dietro, non so di chi è. Vabbè, oddio, è il karma, eh. Se sei Raikkonen è il karma. Però, vabbè, lasciamo sta. Beh, però alla fine tutto sommato ci è andato abbastanza bene perché siamo settimi, cioè che siamo arrivati, siamo andati a rifinire, non lo so, fuori da 0 punti, addirittura peggio ancora. Quindi vabbè, dai, poteva andare peggio. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Proviamo il sorpasso su Ricciardo, ecco, invece no, eccoci. Bravo Simone, complimenti. Fai tutto da solo. Ormai non è successo niente, niente, niente di grave grave. Vai, penso era superato. Vale, 1 e 2, è andato, vai. Allora, è rientrato Hamilton, quindi momentaneamente siamo quinti. Però tanto sto vantaggio, poi andrà via quando in questo giro, alla fine rientro in box io. Voglio fare un altro giro. Non me la sento invece di rientrare in box, perché alla fine a giro si usurano, ma non così tanto, eh. Quindi io quasi quasi vorrei rischiare a non rientrare nemmeno ai box. Mancano 4 giri. Boh, si vede, eh. E da qui al 12esimo si supera il 65%. Quindi secondo me dal 65-70% in poi si rischia di forare la gomma, come spesso è capitato. Anzi, spesso a volte è capitato. Allora si rientra. Altrimenti, se non si supera la percentuale lì, io ci finisco la gara, non mi interessa niente, me la rischio. Facciamo un altro giro ancora. No, però anche se è passato solamente un giro, non so, ora sono dubbioso, se stanno andando i dubbi, perché comunque vedo che la ruota è gialla, quindi non so se magari con le scorse intermedie, diciamo la percentuale che mi sono dato può essere vera o no, nel senso. Io non ho constatato, ho fatto solamente così un pensiero superficiale che quando si usano comunque le gomme da asciutto più o meno il rischio secondo me viene dal 65, da il 70% in poi, il rischio foratura, insomma, che la ruota si spappoli. Con le intermedie non lo so, non vorrei che magari la percentuale si possa abbassare, ecco. È un rischione. Cosa si fa? O si rischia o non si rischia. Quelle dietro stanno di lusso, stanno, perché sono, tra virgolette, appovano al 40%. Quelle davanti che mi preoccupano un pochino. Addio! Cos'è successo? Ho forato. Non ci vedo. Ho preso una botta, ho preso... No, dai! No, proviamo ad andare fino ai box, ci si arriva di lì? Speriamo di sì. Si può arrivare di lì?
Buono, 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 buono. Silente box, buono. Non è a tutto da buttare, eh. Tanto Verstappen ha preso una di belle botte. Lui secondo me, guarda, la sua buona forse è che si rientra tutti gli obiettivi. Madonna mia. Sì, è successo un po' di asino e forse non me ne sono ancora, diciamo, non reso conto. Non ho ancora fatto, diciamo, non ho ancora subito in tutto il casino. Però sono solo mandato di uno. Perché ero lì lì che ho detto rientro, non rientro, rientro, non rientro. Ho preso una botta abnorme, non mi si è distrutta la macchina, ma ho furato e basta. Nel frattempo la botta l'ho fatta insieme a Verstappen, invece lui se ne è andata peggio, perché a parte che gli si è girata tutta la macchina. Però secondo me qualcosa ne è successo di grosso. Insomma, resta il fatto che foro, sono lì vicino ai box, dentro i box sì, fai dover cosa, però posso continuare la gara e forse posso rientrare se mi riesce a superare Alonso nei primi 10, quindi mi porterei a casa tutti e tre gli obiettivi. Guardiamo, non lo so, è sempre lunga se si va a vedere, però per ora incredibilmente ci siamo avuto tanto culo e la strada è quella giusta. Ci vorrebbe che almeno una di quelle davanti andasse box o facesse una di quelle botte, insomma, che mi permetterebbero poi di scalare una posizione in classifica. Sì, sarei a posto. Mettiamo la grassa, dato che comunque ci sta il carburante a sufficienza, manca un giro, due giri. No, un'altra volta, come è successo in Belgio, madonna santa che palle. Ma con questa gara ne succedono di tutte, eh. Oh, yeah. Comunque è venuto un dubbione. Non è che Verstappen, perché non ci ho fatto caso, quando era in box e comunque lui è riuscito a rientrare in pista, non è rientrato in box perché magari non c'era niente e mi ha superato, e io penso che ce l'ho in realtà davanti. Boh, si scoprirà a fine gara. Dove va, dove va. Iniziamo l'ultimo giro. Vediamo se si riesce a recuperare almeno una posizione lassù. Andiamo su Hülkenberg, dato che Hülkenberg, se non sbaglio, mi hanno detto che c'aveva un problema e rallentava. Cioè stava rallentando per vedere questo problema lì. Guardiamo cosa ne verrà fuori alla fine. Perché? Per cosa? Per cosa? Dei secondi da scontare. Niente, comunque non ce l'abbiamo fatta per Hülkenberg, peccato, eh. Forse un altro giro poteva bastarci per superarlo, però è andata così. Ora devo vedere il discorso di Verstappen. Addio! Mamma mia! Mamma mia! È deludente, ma alla fine siamo alla mano, in realtà. Comunque, giro le scatole perché eravamo partiti ottavi, se non sbaglio, e è andato così. Però ho già tanto se si è finita la gara, dato poi quello è successo con la regnata con Verstappen. Comunque, andiamo un po'. Allora, ho tre secondi di penalità alla fine, vabbè, quella lì. Però alla fine sono arrivato ugualmente undicesimo. Verla indietro e Verstappen in ventunesimo addirittura. Buono, via, almeno due su tre degli obiettivi le porta a casa. Allora, eccoci qua. A regola dovrebbe poi arrivarci potenzialmente al prossimo Gran Premio. Vediamo un po' quale sarà, perché sinceramente il calendario a memoria non me lo ricordo. Tanto comunque la classifica pilota è questa. Siamo sopra Verstappen e sotto a Bottas, che diciamo è un controsenso per quanto riguarda la rivalità, perché la regola quella di Verstappen dovrebbe essere più difficile. Però per ora, per quanto riguarda la classifica piloti, non sembrerebbe, ecco. Comunque il prossimo è quello negli Stati Uniti, in America. Allora, RS, vabbè, vento RS, il suo discorso delle migliorie, non riesce più a parlare. Sì, ok, voglio vedere anche per curiosità, comunque, come siamo messi ora a classifica scuderia, eh? Cioè, nel senso, di potenza, via. Ok, va bene, così. Andiamo un po'. Allora, sì, intanto è quello di Austin, circuito dell'America, addirittura. Siamo, più o meno a metà, siamo il settimo team. Ok, quindi niente, detto questo direi di arrivare alle conclusioni, poi arrivo da solo alle qualifiche come sempre. Comunque, allora diciamo che è stato un video abbastanza buono per quanto riguarda l'obiettivo. Per quanto riguarda i punti, peccato per l'ultima gara, perché ce ne sono successi tutti i valori, fra il tempo, fra le botte, fra le altre cose, insomma, però tutto sommato poteva andare peggio. Detto questo, niente, come sempre le vere e proprie conclusioni, vi ringrazio in primis per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fari se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale.
Vi ho detto questo, ci vediamo al prossimo episodio in cui inizieremo questo gran premio qua negli Stati Uniti. Via, vi aspetto. Ciao!